One Podcast. YouTube Premium, aumenti in Italia e nel resto del mondo. Buongiorno e bentornati al Caffettino, il nostro podcast quotidiano che in un espresso di innovazione in meno di 5 minuti ci fa scoprire la notizia del giorno da commentare insieme. Bene, oggi parliamo di YouTube, parliamo di una funzionalità che si chiama YouTube Premium in aumento, il costo dell'abbonamento mensile in aumento in tutto il mondo, anche in Italia. Io ho appena ricevuto una bella letterina, una bella mail da YouTube con le motivazioni. Vediamo insieme in questa puntata perché e quanto costa e cosa sta facendo Big G con YouTube. Aumenti ovunque, addirittura in alcuni paesi un più 55% rispetto alle tariffe precedenti. Online chiaramente si fa un gran parlare, anche per quanto riguarda la Danimarca, dove c'è un utente che ha detto che ora è il servizio, quello di YouTube Premium, ecco, il servizio più costoso della terra, più di quanto si paga per Amazon Prime, Netflix, HBO insieme. Insomma, anche da questo punto di vista esagerazioni, però comunque si parla di un ritocco per quanto riguarda l'Italia, da 11,99 a 13,99. Se poi passate anche da Apple, c'è anche un soldino in più da mettere anche per l'azienda di Cupertino. Insomma, rincari ovunque, e uno dei punti importanti è: ok, io pago di più, ma perché? Nella mail YouTube fa leva sui contenuti, no? Video scaricabili senza annunci, la riproduzione in background come dicevamo noi, e anche l'accesso a 100 milioni di brani tramite l'app YouTube Music, che io tra l'altro non ho mai utilizzato, forse è il caso anche di andarsela a vedere. Ma basta questo continuare ad offrire un grande servizio e grandi funzionalità sostenendo i creatori, gli artisti che guardi su YouTube, a confermare, a far accettare a milioni di persone questo aumento, oppure c'è anche dell'altro? Ci sono diversi problemi nel piano business di YouTube Premium. Insomma, lo sappiamo bene, in tanti utilizzano la VPN e quindi si collegano da un indirizzo IP di un paese magari diverso da quello dell'Italia, dove per esempio il servizio costa meno, e quindi si iscrivono avendo costo diverso per ogni country, dove costa meno e dove gli è più conveniente. E poi ancora c'è il problema di YouTube per gli ad blocker, quei sistemi che bloccano gli annunci e quindi la pubblicità sulle versioni gratuite, e quindi insomma sta cominciando a montare una protesta online veramente importante. Va detto per la cronaca e per correttezza che YouTube non è l'unica piattaforma con BG ad aumentare. Abbiamo parlato poco meno di un anno fa Netflix, che aveva già aumentato precedentemente il proprio abbonamento, l'ha fatto ancora. Amazon e DAZN hanno affrontato diversi aumenti di costi fino al 33%, con DAZN che a inizio anno ha aggiunto un'altra tipologia di aumento prezzo. Insomma, sembra che in generale chiunque oggi si occupi di streaming video, di piattaforme on demand e non solo, sia in difficoltà per quanto riguarda la gestione del prezzo. Ma abbiamo visto che chiaramente il modello di business di queste piattaforme è sempre messo in discussione quando è free, come per quanto riguarda Google con YouTube. Addirittura si cerca di mostrare più pubblicità possibile anche ora nei video in pausa, oppure ti paghi l'abbonamento, ma corri il rischio che se quella tipologia di servizio arriva a poche persone, continua ad aumentare costantemente. Non ha funzionato neanche in maniera esorbitante, con grandi risultati, la modalità mista, quindi ti faccio un abbonamento che costa poco ma con dentro anche un pochino di pubblicità, come ha fatto Netflix. E chiaramente abbiamo visto il fallimento per la parte free, dove tendenzialmente per il momento di piattaforme streaming senza pubblicità è free, insomma non se ne vedono da anni. Non so cosa ne pensi tu, dammi la tua opinione, ma è chiaro che andiamo verso un mondo dove insomma i servizi premium saranno sempre sempre più costosi. Questo è il Caffettino e io sono Mario Moroni, tutti i giorni, 7 giorni a settimana per 365 puntate l'anno. Se ancora non l'hai fatto, ascolta la prima puntata di Caffettino Stories. Lo trovi chiaramente all'interno del Caffettino in evidenza, oppure vai sul sito www.ilcaffettino.it e trovi chiaramente la puntata. Una bella storia, in meno di mezz'ora facciamo il punto su Pavel Durov e non soltanto. Noi ci sentiamo domani.